Oggi tutta la Fioncicella in mobilitazione perché Federmeccanica ha convocato al tavolo delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro solo le altre organizzazioni sindacali, quindi la FIM e la UIM e non la FIOM, andando avanti sulla sua posizione del contratto separato. Quindi per noi è una decisione illegittima e che va contro ogni diritto dei lavoratori perché non vengono consultati praticamente, chiamando al tavolo della trattativa la Fioncicella e la stragrande maggioranza dei lavoratori metalmeccanici. Ma voi avete presentato una piattaforma? Noi abbiamo presentato la piattaforma ancora l'anno scorso perché noi non abbiamo firmato il contratto del 2009, quindi per avere l'ultrattività del contratto del 2008 sottoscritto da tutte e tre le organizzazioni sindacali e votato da tutti i lavoratori bisognava presentare la piattaforma entro dicembre dell'anno scorso. Abbiamo presentato la nostra piattaforma, ma ad oggi Federmeccanica non ci ha ancora convocato, anzi ci ha convocato ma dandoci la data per domani praticamente successivamente all'incontro con FIM e UIM. Quindi qual è lo scopo di Confindustria? Lo scopo di Confindustria è che ci porti a firmare il contratto del 2009 con tutte le deroghe che prevede quel contratto perché recepisce l'accordo separato interconfederale di CGL, di CISL e UIL e quindi che si possa portare le deroghe nel contratto nazionale. Sono previste altre iniziative? Sono previste le iniziative per questa settimana, sono state indette 4 ore di sciopero, stamattina abbiamo convocato il direttivo della FIOM di Cremona, sono state indette 4 ore di sciopero da tenere entro questa settimana. L'indicazione generale è di farle venerdì le ultime 4 ore di ogni turno, ma le RSU hanno la possibilità di indirle in situazioni diverse. FIOM è stata esclusa dalle trattative pur nonostante il fatto che Federmeccanica con Confindustria abbia firmato l'accordo interconfederale dell'anno scorso, del 28 giugno del 2011, che prevedeva che potevano sedersi alle trattative tutte le organizzazioni sindacali che rappresentavano almeno il 5%. Quindi questo accordo è stato disatteso da Federmeccanica e inoltre chiediamo alla CGL che forzi perché questo accordo venga ripreso di attuarlo e quindi ci si possa sedere al tavolo.